Ieri abbiamo accennato al fatto che in questi giorni, non solo della novena, ma anche oltre, penso, cercheremo di entrare nel mondo, nel mistero della preghiera, attraverso la testimonianza orante di Padre Pio da Pietrelcina. E, come sempre, noi ci facciamo accompagnare da esperti, da testimoni, cioè da quelli che hanno non solo studiato, ma hanno anche vissuto, toccato in un certo senso con le proprie mani la preghiera di Padre Pio. E vi voglio appunto presentare e proporre un libro, Padre Pio e la preghiera, delle nostre edizioni, edizioni Padre Pio da Pietrelcina, di Fra Alessandro da Ripabottoni. È un libro noto, ma anche un libro, secondo me, da riproporre, perché al di là del fatto che Padre Alessandro da Ripabottoni è considerato ancora oggi uno dei più bravi e valenti storici della provincia religiosa dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio, ma è anche uno studioso piuttosto serio. È stato, perché ormai in paradiso, ma ecco, rivive ancora attraverso i suoi libri, è uno studioso appunto della figura del suo confratello Padre Pio da Pietrelcina. Ma questo nostro viaggio, ecco, partiamo da un interrogativo evangelico. Nel Vangelo di Luca Gesù dice che bisogna pregare sempre, senza stancarsi mai. E mi direte, ma che cosa vuol dire pregare sempre? Che cosa vuol dire per uno che lavora, per una mamma che deve avere i figli e che deve lavorare, un papà che lavora, per una persona impegnata, come fa a pregare sempre? Beh, la preghiera non è, come spesso abbiamo detto, una ripetizione di formule, una lettura continua, quindi per cui tu devi stoppare tutto quello che fai per pregare. La preghiera, vedete, e qui Gesù lo sa bene, è uno stato dell'anima. La preghiera è una sorta di sintonia continua con il Padre Eterno. Papa Francesco ha detto che la preghiera è il respiro della fede. Vedete, io in questo momento respiro anche se non ci metto l'intenzione di respirare. Respiro perché è normale, è naturale respirare. E così la preghiera per gli uomini di fede, per i credenti, per i cristiani, quindi non solo per i cattolici, è e deve essere il respiro della propria fede. Quindi pregare vuol dire appunto avere questo contatto quotidiano con il Signore. Tu stai preparando la cucina per i tuoi figli, per tuo marito? Bene, se ti metti in sintonia con il Signore e lo fai con amore, quello è pregare. Tu stai lavorando per la tua famiglia? Tu stai soffrendo e ti metti in sintonia con il Signore? Quello è pregare. Ti fermi un minuto, nonostante la fretta, verso chi ha bisogno? Quello è una preghiera. E Sant'Agostino diceva: il desiderio prega sempre, anche se tace la lingua. Quando la preghiera dormicchia, quando si raffredda il desiderio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!